Signor, ecco, ecco il bicchiere dell'acqua. Signor. Grazie. Ma voto. Sì, perché dietro fa caldo, aspetta, boh, si è svampata, signor, questa, si evapora. Vabbè, ma che ci faccio? Porto di là? Certo. Signor, però visto che sta qua, perché non fa, non ci racconta loro la barzelletta di Cavaliere Nero? No, ma... Il Cavaliere Nero, no, signor. Ma è una richiesta questa che... Però poi ci dicono a noi romani che siamo volgari, ma la volgarità... Questa richiesta faceva parte di un monologo che verteva appunto sulla cosa è la volgarità. La volgarità non è sempre la stessa, nei secoli è cambiata, negli anni. Ci sono delle parole che magari 50-60 anni fa potevano essere volgari e oggi non lo sono più. Faccio un esempio per tutti, insomma, la parola culo non è più volgare. Un tempo era considerata volgare, non era volgare culetto. Culetto del neonato, invece il culo adulto era volgare, si vede che se guasta col cresce, che poi noi romani, poi romani, insomma, un dialetto è sempre volgare, volgare, poetico, può essere, tutti i dialetti sono meravigliosi, poi è sintetico. Uno a Roma, per esempio, deve dire, signore, potrebbe accostarsi un po' a ciò che io possa vedere meglio. A Roma è ago lempo. Signora, ho la sensazione, vaga sensazione, che lei voglia prendersi un po' gioco di me. Ma che me sta più a per culo? No, delle parole poi che sì, saranno pure volgari, però voglio dire, io sfido chiunque a dirmi che non dica questa parola che sto per dire perlomeno una volta al giorno, specialmente nel traffico, nelle grandi città. Ho comprato un bel vaso di Murano, che strano, ho comprato un bel vaso di Brunzo. Chi è che non la dice perlomeno una volta al giorno? Ma pure un seminarista, secondo me. Perché? Ma perché, insomma, poi che parolaccia, sta pure sul devoto Oli, sul vocabolario, pezzo di sterco, forma cilindrica, assimilabile, insomma, sinonimo di imbecille, cretino, incolto. Io non sono d'accordo, perché questa parola stronzo non ha sinonimi, insomma, sa benissimo cosa significa chi la dice e chi la riceve. Adesso fatemi il piacere, insomma, uno sta per strada, sta così, tranquillo, vede un SUV che arriva a 200 all'ora contro di lui. Stai fermi, si è finita per me, è finita. E inchioda a 20 centimetri dalla scarpa. Che gli dici? Che gli dici? Non è che, voglio dire, c'hai poca scelta. Non è che, dice, beh, gli dici, ehi tu, incauto. Ma che serve? Gli dici, stronzo, metti pure la mano a cucchiarella e fai precedere, stronzo, da un A. A stronzo, per forza, sinonimo. Poi sinonimo di incolto, non sono d'accordo, perché uno può essere molto colto e anche molto, anzi a volte più soccolti, lasciamo bene, però si raccontava di quello che in mezzo alla campagna buca con la macchina e mette il cric, la macchina rimane per aria, toglie la ruota, leva i quattro bulloni, li mette su una coppa e quella gli va a finire tutti i bulloni in un fiume. Diciamo, che faccio? Porca, con la macchina che è rimasta così, si accorge che sta di fronte a un manicomio e dietro alla grata c'è un matto che lo guarda e fa: senta, se fossi in lei, sì, vabbè, grazie, non te stanca, grazie, no, dico, fai male, se fossi in lei toglierei un bullone a ruota e a tre bulloni per ogni ruota andrei al primo posto di rifornimento. Ah sì, ma te te tengono lì dentro, ma io sono matto, mica sono stronzo. E a questo punto a volte sono dei neologismi. Ecco, questo mio amico professore, e arriviamo al punctum dolens, questo mio amico professore che fa un professore di liceo
definibile di frontiera fra periferia e centro. Quindi ragazzi, alcuni di buona famiglia e altri un po' meno fortunati che stanno lì. E lui dice: oggi mi raccontate una storia tratta dal mito, da dove volete, alla fine della storia mi dovete raccontare la morale che se ne può trarre. E si alza un ragazzo molto elegante, di buona famiglia, il padre è indagato, quindi la famiglia è su. E prego, Davide e Golia, sì. Davide e Golia fanno a duello. Golia è un gigante, forzuto, pieno di corazze, di armi, e invece Davide è un ragazzo con una tunichetta e una fionda. Ma Davide lo anticipa e con una fiondata lo uccide. Morale: non sempre la forza bruta prevale sull'astuzia. Bravissimo, mego complimento. Adesso c'è qualcun altro che ha il coraggio di esibirsi dopo questa serza, un coatto a Roma. Prego. Il cavaliere bianco e il cavaliere nero. Non la conosco. Azzo e Azzo. Io la dico, me l'hanno chiesta. Ma il cavaliere bianco e il cavaliere nero fanno a duello. Ma il cavaliere nero t'ammazza il cavaliere bianco. Il cavaliere bianco ci ha tre figli. Sti tre figli sfidano il cavaliere nero. Ma il cavaliere nero t'ammazza tutte e tre. Ma sti tre figli avevano tre figli per uno. Tutte e nove ti sfidano il cavaliere nero. Ma il cavaliere nero da ammazza tutte e nove. Mo sti nove figli avevano tre figli per uno, tutti e 27 sfidano il cavaliere nero. Ma il cavaliere nero da ammazza tutte e 27. Mo sti 27. Ma basta, dice il professore, dimmi la morale. La morale è che al cavaliere nero non gli devi cagare il cazzo!